Marco Eugenio di Gian Domenico, presidente di un consorzio che ha delle grandi velleità. Che cosa vuol fare questo consorzio? Ma il consorzio è ormai una realtà da vari anni, si occupa di internazionalizzazione. Oggi ci siamo incontrati nell'ambito della piattaforma Betting on Italy, che si occupa di fare eventi e di implementare iniziative di comunicazione per il rilancio del bel paese. Betting, to bet in inglese significa scommettere, scommettiamo ancora sull'Italia, un'Italia che ci appare in crisi con mille problemi, ma che ha mille situazioni, una casistica fantastica, persone che lavorano, un patrimonio culturale e artistico da valorizzare nel mondo. Chi sono le aziende e le persone che in qualche modo si sono unite in questo grande consorzio? Allora, il consorzio ha adottato una politica di partnership esterne, quindi sono accordi di partnership che vanno dai 3 ai 5 anni, ha un network ormai di 5.000 contatti attivi in tutto il mondo. E diciamo, ecco, il consorzio poi ha partecipato soprattutto con molti enti pubblici, università, enti pubblici territoriali, altre organizzazioni non profit. Diciamo, una realtà che ormai si è collocata in dei snodi relazionali molto interessanti. A chi può interessare questa vostra attività, quindi? Qual è il vostro, a chi vi rivolgete? Ma noi siamo un consorzio essenzialmente, oggi si parla di un, io insegno anche all'università, oggi si parla anche di economia relazionale, cioè la relazione che diventa fonte di economia di reddito. Il consorzio in questo è molto innovativo, poi non è un consorzio ma è un consortium all'americana, quindi è una sorta di, come dire, di incubatore, di laboratorio, di contenitore, di un grande contenitore di contatti, questo è il concetto. Quindi noi cerchiamo di implementare i contatti, di valorizzarli, di mixarli e di creare economie. Oggi 9 luglio c'è stata una gran bella giornata, sono state presentate tante cose. La funzione qual è della giornata di oggi? Ma oggi è un evento che noi facciamo ogni 3-4 mesi nell'ambito della piattaforma, diciamo, Betting on Italy, che da me diretta, che vuole proprio segnalare le iniziative di valorizzazione e promozione del Made in Italy. Chiaramente iniziative poi gestite da noi o in qualche modo abbracciate e coordinate da noi. Oggi abbiamo parlato di alcuni progetti interessanti, poi noi cerchiamo sempre di contestualizzare con una ricorrenza o un'occasione culturale cinematografica, perché questo è un po' è una mia debolezza, essendo un grande appassionato di cinema, non perdo occasione per ricordare e commemorare qualche grande o grande e il attore. Cinema è un'altra nostra grande eccellenza che ci riconosce il mondo. Del Made in Italy, giustamente. Certo. Quindi oggi, quindi ecco, questo un po' è il discorso. Quindi abbiamo ogni 3-4 mesi facciamo questi eventi, presentiamo queste iniziative, sono tutte iniziative che fatte in vari posti, non solo in Italia, ognuna con un budget economico per lo più privatistico, quindi sono iniziative di comunicazione che rispondono alle esigenze dei partner. E nulla, quindi le presentiamo a una sorta di grande conferenza stampa, tra l'altro in un posto di grande eccellenza, perché siamo nella sala convegni del gruppo Intesa San Paolo in piazza Belgioioso 1, che è uno dei posti più belli di Milano, a fianco della casa natale di Alessandro Manzoni. Stasera verrà anche premiato il Mago Zurli, e che qui ha iniziato la sua carriera. Ecco, qui ha iniziato la sua carriera perché qui c'era una volta un teatro, ci ricordava Cino Tortorella. E noi ci siamo incontrati, io ho deciso di premiarlo con il premio Etica e Società che presiedo, è un premio molto prestigioso, è la sua terza edizione, e alla passata edizione è stato premiato il cardinale Bernard Agré, morto da poco, da qualche settimana, che è stato anche delegato all'epoca dal pontefice per il sinodo ed è stato uno dei grandi porporati, dei grandi prelati in Africa, soprattutto in Costa d'Avorio. E Cino abbiamo deciso di premiarlo perché in realtà è una persona che regala e continua, diciamo, ha regalato e continua a regalare sorrisi a tanta gente, a bambini come noi diventati grandi, cresciuti, a famiglie che poi
nei decenni si sono evolute, allargate, purtroppo alcune estinte, però un sorriso che io definirei ultragenerazionale o transgenerazionale. E lui ha un'età importante, non la dico perché se no Cino si arrabbia, però ha un'età molto importante e ha un entusiasmo fantastico, cioè la sua vita è densa di un amore per il lavoro, per quello che fa, per quello, per il rapporto con gli altri, quindi etica e società, e per quello che ha fatto, perché ha avuto sempre un'attenzione verso il prossimo, verso le iniziative sociali, verso i più bisognosi, e ha abbracciato, valorizzato, portato avanti delle campagne per le categorie svantaggiate. Ma il vero, la vera eredità di Cino è questo sorriso, iniziato con lo zecchino d'oro e che ancora ad oggi ci lascia impresso nei cuori e nella mente. Penso che sei d'accordo, perché poi è un tuo amico, quindi assolutamente sì. Ci incontreremo tra un po', dove, prossimo evento? Ci incontreremo al prossimo evento, che sarà penso settembre-ottobre, ci saranno tante nuove iniziative, ma poi noi ci incontriamo stasera perché abbiamo la premiazione di Cino.